Lei lo conosce Grillo? E gli ho fatto pure il provino, guardi un po'. Quindi se va a Palazzo Chigi è colpa sua. Vabbè, senta, ma... No, sì, ma infatti io sono un po' turbato da questa cosa qua. Ma lei sa... ho certi pesi di coscienza, insomma, no. Ma lei se lo sarebbe mai aspettato una trasformazione come quella che ha fatto? Ma... Ammesso che poi si chiami trasformazione, perché lui fa il comico anche facendo politica, quindi... Sì, no... Ma no, quando gli ho fatto il provino, proprio parliamo delle guerre napoleoniche, voglio dire, no, certamente no. Però, certo, uno di una capacità comunicativa prorompente, questo è sicuro. E devo dire, adesso mi confesso una cosa che insomma mi turba parecchio. Ecco, vabbè, mi confesso. Figliuolo, poi lui, se lei ricorderete tutti, che a un certo punto negli spettacoli ha incominciato a posizioni molto critiche. Beh, proprio la famosa invettiva contro Craxi in televisione. Sì, esatto, eccetera. No? Ecco, quindi poi sul consumismo, eccetera, tutto. Io nel 1987, a Rai, quando abbiamo incominciato con Rai 3, feci una proposta a Griglio, ho detto: senti, io ti do una telecamera e ti do una bandiera italiana, ok? Tu vai in giro in teatro, eccetera, quando il pomeriggio non sanno cosa fare gli attori, eccetera, ti metti in camerino, ti metti in camera d'albergo, come vuoi, mettiti dove vuoi. L'importante è che ti metti dietro una bella bandiera italiana e io ti do 5-6 minuti e tu dici tutto quello che ti passa per la mente, le cose che ti piacciono o non ti piacciono, che hai sentito al telegiornale, che hai letto sui giornali, una proposta di legge, una cosa, un'iniziativa, tutto quello è... Allora è colpa sua davvero, però. Ecco. Ma non bastano 6.000 patte avere gloria per scaricarsi la coscienza? E quello mi preoccupa. Porca miseria. Mi preoccupa.